Buonasera a tutti i nostri telespettatori. Questo è il primo appuntamento di questa nuova trasmissione, questa nuova iniziativa Invito a leggere. Allora, oggi presentiamo tre libri. Iniziamo con questo primo libro che io già da qualche giorno sto recensendo sui social, su Facebook, il titolo Una farmacia per l'anima, edito dalla Tau Editrice. Un libro molto interessante perché si tratta di ben 72 pillole di vita sotto forma di medicine, sono dei piccoli racconti di vita da cui puoi trarre questa pillola di saggezza. Un farmaco per ogni giorno della settimana, quindi per ogni giorno del mese, un farmaco che è indicato sia in lingua latina che poi in lingua italiana. Chiaramente ognuno di noi, penso che quando si sveglia la mattina avrà uno stato d'animo particolare, un diavolo per capello, ha dovuto mandare giù dei bocconi amari, è dispiaciuto, è arrabbiato, è felice. Ecco, questo libro diciamo che dà una risposta a tutti questi stati d'animo che si possono incontrare durante la giornata, è indicato appunto per chi è in difficoltà e può, come dire, cerca di uscire da questa situazione di difficoltà e può trovare in questo libro, in questo racconto e in questa pillola di saggezza, in questo farmaco per l'anima, diciamo una piccola soluzione a questi problemi. Vi ricordo che il libro si intitola Una farmacia per l'anima, 71 pillole di vita senza ricetta, Tau Editrice, e lo potete trovare qui presso la libreria L'Angolo Lentiniano. Adesso invece presentiamo una bellissima novità, questa volta edita dalla Salani, quindi un libro per ragazzi, per ragazze, per adolescenti. L'autrice J.K. Rowling, che è l'autrice della famosa saga di Harry Potter. Il titolo del libro, lo possiamo anche far vedere, Like a Bug. È un libro che si sta vendendo tantissimo e possiamo dire in pochi secondi la trama di questo libro. C'è un regno chiamato Cornucopia, una piccolissima nazione ricca, prospera, famosa soprattutto per il suo buon cibo, per i formaggi, per gli ottimi vini, e sul trono di questo piccolo regno siede un sovrano buonissimo, Re Teo il Temerario. Le giornate quindi di questo regno, potete immaginare, trascorrono quindi tra lauti banchetti, si mangia, ci si diverte, però e ci sono due lord che sono gli intimi amici di questo re, Scaracchino e Flappone. Tutto è perfetto in questo regno, però c'è una leggenda che c'è un terribile mostro in agguato nelle paludi del nord, appunto Like a Bug. È soltanto una leggenda oppure questo mostro che esiste davvero e quindi è una leggenda strana per spaventare i bambini? Però ecco che i due, Scaracchino e Flappone, partono appunto alla ricerca di questo mostro reale o leggendario e cercano appunto di scovarlo e quindi affrontano un'incredibile avventura per svelare una volta per tutte se questo mostro esiste davvero. Anche questo è un bellissimo libro che potete trovare sempre qui presso la libreria L'Angolo Lentiniano. Vi ricordo il titolo, Like a Bug, della Salani Editore. Allora, adesso presentiamo un nuovo libro, questa volta di saggistica, molto bello, l'autrice spagnola famosissima Clara Sánchez. Questa è la copertina del libro, il titolo Cambieremo prima dell'alba. E questa è una frase molto a effetto. Vuoi vivere un'altra vita? Vuoi essere un'altra persona? Non sempre è la scelta giusta. Le risposte a queste domande vengono dal rapporto tra Sonia e Amina. Sonia è una cameriera, è stata invitata ad occuparsi appunto di Amina, che è una ragazza figlia di una famiglia ricchissima, in vacanza a Marbella. Le due ragazze si assomigliano moltissimo e quindi Sonia entra a far parte di questo mondo dorato fatto di lusso, di ricchezze, di soldi. E Amina però che cosa fa? Propone a Sonia, visto che si assomigliano tantissimo, per un giorno di prendere il suo posto. Quindi Sonia vivrà una giornata 24 ore nel lusso più sfrenato, Amina invece vivrà la vita di Sonia, quindi una vita fatta di sacrifici, di domestica. Questo perché entrambe forse vogliono, come dire, scappare dalla loro dimensione, dalla loro realtà, dai loro problemi. Però che cosa succede? Alla fine della giornata Amina non torna. Sonia quindi è preoccupatissima perché si sente presa in giro da Amina e quindi
quindi va alla ricerca della verità, perché Amina non è tornata. Un libro molto bello, perché entrambe quindi sono costrette poi a rincontrarsi e quindi a ritornare alla loro vita reale. E quindi anche questo è un altro bellissimo film, libro, Clara Sanchez, Cambieremo prima dell'alba.